Salve a tutti e bentornati in un altro episodio di The Binding of Isaac. Oggi faremo una run di livello normale con Lazaro. Al boss. Ok, cornicino. Lo eliminiamo in 448. Bene, un HP up e si avanza. Dio, quanto odio il basement di fuoco, guarda. Allora, stanza del tesoro. Perfetto, perfetto. Oh, che sfiga. Ci andiamo a curare. Oh, pretty fly, signori, pretty fly.
il Rio Wizard è sparito. Puliamo la stanza. Andiamo a vedere il negozio. Perfetto. Boss. Oddio, mostro. Perfetto, oddio. Bene, bene. Ho aumentato il danno. Perché no? Vediamo un po'. No, dicevo che c'era qualcosa nel fungo. Allora, eliminiamo sti vermi che sono fastidiosissimi. Non c'era un po' un cuore, no? Ma va là. Non so cosa faccia. Ah, mi dà un cuoricino bianco. Butta via. Vediamo gli esseri acidi. Perfetto, vediamo un po'. Prima di andare contro il boss, volevo
deve avere un cuore in più. Ah, quello è il famoso cuore. Ce la dobbiamo provare a fare. Dai, che prendiamo le bombe. Ok, l'abbiamo preso, senza farci male. Avanziamo. Oh, the fall. Vediamo un po'. Mi sta facendo molto male. Esatto, ecco il vero Zephyr. Oddio, Pretty Fly ci ha salvato, gente. Possiamo perdere così. Perfetto, è morto in modo stupido. Ma ce l'abbiamo fatta. Oh, bene. Purtroppo sono diventati anche grandi, ma abbiamo aumentato anche il danno. Gente, 8.40 per me non è male. Chi se ne frega se sono diventato un po' più grande. Vediamo un attimo il negozio cosa offre. Ok, quindi adesso abbiamo tutta la mappa visionabile. Oh beh, mi hanno anche sbloccato una stanza. Gentili. Range down. Solo pillole cattive, signore. Ci siamo soltanto peggiorati la potenza di fuoco. Maledizione. Benissimo. Uccidiamo sto coso. Fatti uccidere. Uccidiamo i Diglett.
Perfetto. Anzi, aspettate un po'. Se faccio così, c'è un'altra porta? Sì. Ok, ce n'è rimasto uno qua da solo. Perfetto, piano liberato. Vediamo un po', passiamo di qua. Penso che non la utilizzerò perché è una pillola che conosciamo tutti. Allora, di qua. Interessante. Un baby che fa tutto da solo. C'è tipo buggato? Esatto, c'è buggato, gente. Come farò a prenderlo? Andiamo contro il boss. Ok, Zestein. Ok, perfetto. Un altro HP up. Perfetto. Ah cavolo, c'è Krampus. Porca miseria, io volevo un regalino da Satana. Invece abbiamo ottenuto sto cazzo. Maledetto. Ecco. No, no, guarda, la testa di Krampus no, è inutile. Faccio così io. Attenzione, attenzione, che questi ci devastano. Allora, il negozio. Non abbiamo i soldi per il sacchetto. Cioè ce ne manca uno. Magari facciamo un giro poi torniamo. No, voglio dire due, scusate, due monete.
Allora, vediamo qua su magari. Beh, un cuore bianco, butta via. Allora. Come sempre. Porca la miseria. Power pill. C'è per lo prima. Allora, comunque, la libreria. Questo che cos'è che non mi ricordo. Ah, ok, il necronomico. No, io mi tengo questa comunque. Ok, perfetto, ci manca una moneta per il sacchetto che dopo andiamo a prendere. Ale. Perfetto, ecco le monete che ci servivano. Andiamo a comprare il sacchetto. Allora, dobbiamo fare un po' di strada. Ah, abbiamo raggiunto il limite massimo di cuori, gente. Siamo degli schifosi. Bene, allora. Dirigiamoci verso il boss. Pare di sì. Di qua. Maledetti, io volevo il sacchetto. Ok. Boss. Oddio, Brownie. Perfetto, l'abbiamo ucciso. Dicevo più difficile, ma abbiamo 8,40 di danno.
ci avanza. Oddio, chi c'è in sta stanza? Ah, ok, posto. Già cosa mi aspettavo. È che ce n'è più di uno. Frame rate mi sta abbandonando. Ale. Vediamo The Hollow. Questo dai, dovremmo riuscire a smontarlo in pochi secondi. Abbiamo un danno molto elevato. Il sacchetto dai ci rifornisce di un sacco di... Oddio, questi. Questi saranno un piccolo problema. Prima uccidiamo, ecco, l'urlatore. Poi magari utilizziamo i ragnetti ottenuti. Non so cosa sia. Ah, ok, lacrime randomiche. Ok, ci è andata bene. Dicevo peggio. Negozio vedremo un attimo se andarci, perché se no direi anche di bypassarlo. Ok, perfetto. Maledizione. Cuori massimi con una batteria. The Magician. Vedremo un po'. Ho trovato una stanza segreta. Non so cosa faccia. Boh, io tengo la fortuna. Ah, siamo già la mamma, via. Ha ha ha!
siamo quasi, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci va. Allora io direi di correre subito verso il boss, perché ogni stanza qui è un dolore. Allora, vediamo un po'. Non so dove possa essere proprio il boss. Attenzione. Porma, mi sa che qui si perde. Fortuna che siamo Lazar, vero? Mi ero scordato proprio. Perfetto. Dai che forse riusciamo a farci un po' di cuori trovando delle batterie. Dai, che riusciamo a farci dei cuori e a vincere. Non so perché sono venuto in questa stanza, ma fuggo, perché tanto non c'è niente. Vediamo un po'. Andiamo di qua, sì. Guardate che i cervelli lasciano le strisce di sangue, porca miseria. Ok.
c'è niente, vero? No. Che peccato, potevamo volare. Beh, siamo arrivati al boss. Ok, perle di mamma. Non lo so, gente con un cuore, dove arriveremo, ma continuiamo. Oddio, un negozio. No, un trappolone della miseria. Bastardi. Io direi che sicuramente di qua, la strada è più lunga. Metto sempre così. Allora, vediamo un po'. Oh, di bombe ne abbiamo. Sfruttiamole. Vabbè, dai, siamo riusciti a farci un pieno di cuori. E adesso, dai, proviamo a dirigerci verso il boss. Stare attenti a questi occhi maledetti che laserano come dei matti. Ok. Allora, attenzione, di qua. Una stanza letteralmente di cacca. Che fortuna. Fortuna vuol dire in sto gioco. Ma scusate, quanta vita ha quel coso? Ah, ecco. Svelato l'arcano. Perfetto. La batteria per due stanze, non direi di attivarla. E tranquillo che ti elimino, te le tue stupide pose, Loki. Di qua. Vabbè, adesso Pride si farà festa da solo. Ancora strength. Tanto ormai siamo enormi.
Perfetto, allora vediamo un po'. Ormai siamo diventati proprio dei diavolacci. Comunque abbiamo un danno abbastanza elevato, secondo me, da riuscire a fare un bel po' di così. Maledetti. Allora, di qua. Vabbè, lacrima esplosiva. Mannaggia allora. Ce l'abbiamo fatta. Siamo contro il cuore di mamma. Speriamo di farcela molto velocemente. Siamo morti in modo stupidi. Però il bello è che siamo arrivati al cuore di mamma. E è stata una bella cosa. Niente, questo episodio di The Binding of Isaac purtroppo finisce in modo negativo. E niente, al prossimo episodio, ciao a tutti da Luma.